Sa, un bambino non capita tutti i giorni e noi vorremmo far rendere al meglio questa esperienza. Guardate, noi siamo leader italiani nel settore delle gravidanze su Instagram. Siete nel posto giusto. E come funziona il servizio? Ma come domanda di kick-off vi chiedo subito come lo volete chiamare. Allora, se un maschietto, a me piacerebbe tanto Guglielmo come mio papà. Se invece una femminuccia... Non ci siamo proprio, scusi. Te l'ho detto che Guglielmo non andava bene. Col nome del prodotto, Prados, del bambino, ci giochiamo almeno il 30% dell'engagement. Ma dategli un nome, wow! Ma tipo? Tipo, se è una femmina, Chantal. Cioè, Chantal... Chantal Cuoricino. Cioè, lei vuole che chiamiamo nostra figlia Chantal Cuoricino? Ma mica ha scritto! Chantal con di fianco l'emoticon del cuoricino. Ma si può fare? Certo che si può fare. Il nostro ultimo prodotto, pensa, bambino, l'ho fatto chiamare Mike. Non avete idea dell'engagement. Emoticon sono i nomi. È una cosa geniale. Per esempio, al signore piace Guglielmo? E rendiamolo wow. Chiamiamolo William King. Un nome da re. Non lo so, io sono un po' perplesso. Ah, io sono entusiasta. Foto del feto ne abbiamo già? Sì. Ma per che cosa, scusi? Il feto è altamente instagrammabile. 3, se non 4 foto del feto nel feed. E se riusciamo a fare un colpetto... Che colpetto, scusi? Un branded content fetale. Branded content fetale? Trasformiamo il feto in un influencer. Scandaloso, dai, scandaloso. Ma guardi che ci sono dei feti che hanno 2-3 milioni di followers, eh? Cosa fa, li butta via? No. Le aziende ci si buttano come le api. Ma quali aziende? Ma non lo so, tutte! Poi mi dica lei se ha dei preconcetti. Per esempio, questo è l'ultimo lavoro che abbiamo fatto su un prodotto molto valido, un bambino molto valido. Abbiamo lavorato con una marca di whisky. Ma quanto si guadagna? Questo dipende un po' dal feto. Però se ci mettete a disposizione un bel feto, uno di quelli buffi, col testone, sì, anche 10.000 euro al mese. No, ma facciamolo subito! E beh, effettivamente io sono in cassa integrazione. Io sono in questo business da quando Chiara Ferragni si faceva chiamare Diavoletto 87. Io i primi feti li ho schiaffati su MySpace. Io vi faccio diventare ricchi se vi fidate. Ci fidiamo! E allora la parola d'ordine deve essere spolpare. Manine, sì, pannolini, piedini. Voi non dovete vedere un bebè. No. Voi dovete vedere un cotechino. Se i guadagni sono garantiti. Ma sono garantiti, sì. Voglio dire, hai mai visto un bebè che non funziona su Instagram? No. Però c'è da fare in fretta, eh? E in che senso? Noi coi bambani non lavoriamo. Eh? Che, scusi? I bambani. I bambini troppo anziani, quelli che hanno più di 3 anni e non sono più instagrammabili. No, che già per il Covid abbiamo fatto un matrimonio sottotono, Ma signora, non c'è da agitarsi, eh? Anzi, guardi, ho qui un contrattino, se lo volete guardare. Sì. 70% a noi, 30% a voi e ovviamente i diritti di proprietà sul prodotto, sul bambino, restano in capo a voi. Sicuri, i guadagni sono sicuri. Oh. Lo vedi questo? Questo è il milione di followers che vi faccio guadagnare soltanto in gravidanza. Che cosa meravigliosa fare un figlio. Sì. È una di quelle cose che cambia il profilo Instagram di una persona. Estremi rimedi. Estremi rimedi.